Ecco qui 100 euro di prodotti acquistati sull'app online di Temu. Se non sapete cos'è Temu, è un'app online di shopping dove si possono acquistare migliaia di prodotti, dagli accessori della bici come in questo caso, scopriremo se utili o meno, e anche quelli per l'auto, piccoli utensili elettrici, elettrodomestici, abbigliamento, insomma un po' di tutto. Andiamo a vedere questi accessori a bassissimo costo. Qui all'interno di questo pacco ce ne sono ben 26 di vario genere e alcuni veramente molto curiosi e particolari. Quindi andiamo a vedere cosa c'è al suo interno e poi magari andiamo anche a testarlo. In descrizione del video, anche nel primo commento, trovate il codice sconto di ben 100 euro. Vado a scoprire il primo prodotto, vado a pescarlo, le mie aspettative sono bassissime in quanto i prodotti sono molto economici, anzi economicissimi, e invece ecco qua già che mi smentisce: uno zaino di una buona fattura, così a primo colpo d'occhio, degli spallacci che sono anche traspiranti, c'è la possibilità con queste fibbia di andare a regolarlo, comunque di andarlo a tenere bello fermo anche nell'anteriore, c'è anche un fischietto. Nella parte anteriore è dichiarato come impermeabile, però da queste cerniere magari sotto una leggera pioggia tiene, ma poi entra l'acqua. C'è una tasca superiore con un gancetto per come portachiavi e una tasca inferiore che ci dà accesso al vano più capiente, una capacità che penso sia di 6-7 litri per il prezzo che vale. Veramente un ottimo prodotto, così a prima sensazione, colpo d'occhio. Abbiamo anche la possibilità di collegare magari il gilet, qualche nostro capo, qui nella parte interiore con queste corde elastiche. Insomma, tutto sommato, niente male. Allora, continuiamo. Ecco qui una bella scatola. Non riesco a capire cosa c'è all'interno. Andiamolo a scoprire assieme. Wow, un paio di occhiali. Anche questi a bassissimo costo, la loro protezione, le lenti non sono rigate, perfette, vediamo come mi stanno. E devo essere sincero, si vede anche bene calcolando che ha un prezzo bassissimo. Le stanghette sono anche protette, senza marchio, veramente molto belli, mi stanno anche bene. Andiamo a scoprire il prossimo, devo essere sincero, mi stanno veramente stupendo questi prodotti per la loro qualità, che sono quella che magari trovi in alcuni negozi. Questa è una borraccia che si può allungare o accorciare molto velocemente in silicone, il materiale mi piace, bello gommoso, un tappo in alluminio e anche un bel moschettone per andarlo a collegare magari anche nello zaino che abbiamo visto prima, quindi niente da dire. L'unboxing continua, dei bei guantini. Chi lo sa, andiamo a vedere come si presentano. Da quello che mi ricordo le ho prese anche nella taglia più grande. Hanno una piccola fibietta con lo strap. A vederli non sono niente male. Hanno anche una bella vestibilità, li ho presi in taglia XL. Ecco come si presenta il palmo. Hanno una buona imbottitura. Hanno anche la parte touch, vediamo se funziona. È funzionante per quel che valgono. Non sono niente male. Passiamo al prossimo accessorio, bicycle. Queste sono delle luci per i cerchi, se avete capito bene. Vediamo com'è il prodotto. Questo andrà collegato nel perno centrale della ruota e questi led nei raggi. Si monta e si toglie molto velocemente. La parte della batteria si monta al centro, una bella fascia elastica la collega molto velocemente. Dopodiché dovremo solamente inserire nei raggi questi led luminosi. E in un attimo il gioco è fatto, si preme il pulsante per qualche secondo, sono completamente al buio, vediamo pedalando. L'effetto è molto bello, posso solo immaginare su strada con entrambe le ruote con questo sistema, non passerete di certo inosservati. Altro prodotto, vediamo cosa c'è, dalla forma sembra una maschera CE, quindi anche un'etichetta con conformità europea, ed è proprio una maschera. È rivestita qui all'interno per proteggere, mi sembrano materiali che vengono utilizzati anche su maschere di prezzi superiori. È anche comoda così a prima impressione, anche come materiale è bella aderente, una bella visione ampia. Chiaramente andrà testata, ma per chi fa magari motocross, enduro o cose di questo tipo, anche le prese d'aria superiori come si trovano nelle altre maschere, quindi antiappannamento. Direi niente male. Rullo di tamburi, prodotto numero 2, eccolo qui, so già che cos'è, ben imballato.
è un telo per andare a coprire la bici, poi andremo anche a testarlo. È impermeabile, dimensioni generose, un bel disegno della bici, andremo poi a vedere se va a ricoprirla tutta. Andiamo a scoprire il prossimo mood guard. Eccolo qui, un piccolo parafango di protezione per la mountain bike, questo è sempre molto utile, prodotto in plastica ma che non ha nulla da invidiare a quelli che troviamo a prezzi più alti. Ci sono anche le sue belle fascette per andarlo a collegare e anche le belle istruzioni, il prodotto mi piace veramente tanto. Passiamo al prossimo, eccola qui, una bella pompetta piccolina rossa, si vede che è una cinesata, per il prezzo che ha non è nemmeno male, si sente che è plasticosa ma non è nemmeno male. Qui abbiamo l'attacco per andare a gonfiare le ruote da mountain bike e i vari adattatori per gonfiare palloni. Ed ecco qui cosa ci aspetta, un porta smartphone, sono di quelli economici. Me ne serviva proprio uno, si adatta a qualsiasi smartphone, sì o no, questo è il più grande che c'è sul mercato. Sì, anche per schermi da 6,7 pollici si adatta e qui andremo a collegarlo al manubrio. Con questo piccolo gancio, insomma, nulla di che, un attacco economico, ma funziona bene. Continuo molto velocemente, questo so già che cos'è, non ci potevo credere, 5,68 euro, un set da 46 pezzi di chiavi a cricchetto, cioè pazzesco, sono curiosissimo di vederlo al suo interno. Andiamo a vedere il suo contenuto, eccola qui, wow, c'è addirittura il cricchetto. Proviamo una bussola, eccola qui, suo bel incastro, non si toglie, c'è anche una sicurezza per andarla a togliere, che dire. Anche chiavi fisse, prolunghe, prolunghette varie e anche uno snodo, insomma a questo prezzo, veramente, anche se non hanno una grande qualità, devo dire, sorprendente. Continuiamo, ecco. Ecco qui che cos'è, un cappellino che mi sta anche bene, molto comodo, traspirante, perfetto per l'estate, andrà comunque testato ma primo colpo d'occhio non ha nulla da invidiare con prodotti di prezzi superiori, presenta delle piccole forature che ne consentono una bella traspirabilità. La busta si sta svuotando, poi andrò a fare dei test anche su alcuni prodotti. Delle manopole sono carine anche da vedere, con queste parti in alluminio anodizzato, le viti che si andranno a stringere per serrarle al manubrio, bisognerà verificare che questo diametro vada bene con il nostro manubrio e poi andare a chiuderle anche con il suo tappino. Una parte dura all'interno, la parte esterna invece è in una gomma che permette una ottima presa. Per il prezzo che valgono non sono niente male. Tutti i piccoli oggetti adesso, ecco, questi sono dei tappini, quando sono sotto la luce del sole vanno a accumulare energie, se così si può dire, poi di notte vanno a diventare illuminescenti. Ecco il prossimo, questi sono delle porta auricolari AirPods. Se siete in bici, come spesso capita a me, magari utilizzate l'auricolare e andate a correre, questo potrebbe essere un accessorio che fa il caso vostro. Andremo a portare questa parte di plastica sul retro del nostro orecchio e voilà, servirà come sicurezza, che anche se va a sfilarsi non va a cadere, specialmente quando vado in bici o anche a correre, questa è una cosa veramente comoda. Ormai sono alla fine, ecco, questo è un piccolo lucchetto, magari se siamo in bici da corsa e quindi abbiamo poco spazio nelle tasche, questo è comodissimo, una piccola cinghietta combinazione, qua viene scritta anche la combinazione del lucchetto 1144, si toglie, se andiamo a cambiarla ovviamente è bello rigido, non è certamente una grande sicurezza, ma se siamo in bici da corsa, appoggiamo la bici da qualche parte, dobbiamo andare al bar a prenderci un cappuccino, una bottiglia d'acqua, con questa siamo un po' più tranquilli. Rullo di tamburi ed ecco qui il prossimo, un piccolo campanellino, di questi ne ho visti tantissimi sulle bici che vado a recensire, comodo, semplice da utilizzare, piccolino, economico, quindi c'è anche in vari colori, io l'ho scelto in questo nero. Ultimi tre, questa è una chiave multi tool, sinceramente l'ho trovata in diverse
confezioni di accessori di bici che ho testato e l'ho anche utilizzata, quindi so già di cosa sto parlando. È molto comoda, oltre ad avere le classiche chiavi a brugola che sono sempre utili, che ho trovato anche belle solide. Abbiamo dall'altro lato una vari accessori, quindi tutto sommato rispetto ad altri che sono molto più costosi, questo è piccolino e ha tutte le chiavi che servono. È anche un bel design, molto carino. Penultimo articolo, eccolo qui. Qui non sapevo cosa prendere. Eccolo qui, sono degli adesivi di vario tipo, forma, colore. Non credo si illuminino di notte, ma comunque sono di colorazioni molto molto carine, da appiccicare un po' dove volete, o sulla macchina, sulla moto, sulla bici o sul computer. Insomma, un piccolo accessorio così simpatico. E infine ecco l'ultimo prodotto, eccolo qui. Questo è un portachiavi cromato, fatto a mollettone, simpatico e anche carino, con la possibilità di andare a togliere volendo anche gli anelli e andarne a inserire di più. Facile sistema di chiusura e apertura, sembra quasi il becco di un pellicano. All'interno dell'app potete scoprire centinaia, migliaia di articoli, quelli che ho selezionato per voi per il mondo bike, quindi del ciclismo, ma ce ne sono veramente tantissimi altri, infiniti, da scoprire in varie colorazioni e tipologie. In descrizione del video, anche nel primo commento, trovate il codice sconto di ben 100 euro. Sono prodotti che consiglio, certamente molti di questi sì, perché sono prodotti che troviamo anche nei siti più famosi a prezzi di 5-10 volte superiori. Nel complesso un prezzo bassissimo, ma con dei prodotti che presentano una buona funzionalità, una buona qualità e un prezzo veramente piccolissimo. Quindi in descrizione trovate i prodotti che ho selezionato, comunque della categoria bici, il codice sconto di 100 euro. Se anche per curiosità volete dargli un'occhiata, veramente su alcuni prodotti vi stupirete. Oggi, aprendoli, alcuni testandoli, anche a me hanno stupito per la loro qualità e un prezzo veramente super basso. Spero che questa recensione, questo video vi sia stato utile. Al prossimo, ciao da Federico.